Volevo partire da te perché, insomma, mi sei sembrato abbastanza entusiasta di questa manovra, ulteriore manovra di finanza creativa, possiamo definirla così, con la quale, insomma, nella giornata di ieri, con scontri che hanno caratterizzato proprio le ore calde della giornata, quando c'era una manifestazione in piazza, tutta la solidarietà al collega di Napoli Più, so che insomma si sta facendo luce anche su che cosa sia realmente accaduto. Ecco, diciamo, nonostante ci siano stati questi scontri, insomma, una soluzione è stata trovata, una soluzione che prevede comunque, secondo alcuni, un ulteriore indebitamento del Comune di Napoli. È proprio così oppure no? No, assolutamente. La soluzione non è stata trovata ieri, ma la soluzione è stata costruita nell'arco delle ultime settimane. Diciamo che ieri è stata ufficializzata, A insomma. mio avviso si poteva forse fare prima e si sarebbe evitato un po' di tensione e di preoccupazione che in qualche modo hanno avuto migliaia di cittadini, non solo gli operatori, ma soprattutto quelli che poi ricevono i servizi da parte del Comune di Napoli, che sono i diversamente abili, gli anziani, i minori a rischio. Ieri è stato concluso l'iter, cioè l'aggiudicazione da parte di una banca che prenderà tutti i crediti nel campo delle politiche sociali a un tasso agevolato e pagherà tutte le certificazioni di pagamento che stanno all'attenzione della ragioneria del Comune di Napoli. Scusami se Il ti interrompo, comune, il comune di perdonami. Napoli non crescerà in alcun modo il Spiace che suo non c'è debito, l'assessore quindi perché non ci sarebbe sarà toccato lui dare questa alcun spiegazione. indebitamento Allora da volevo parte del chiederti, Comune di Napoli. perdonami se ti interrompo, per far capire meglio ai nostri telespettatori, in questo settore, che è quello appunto dell'assistenza sociale, il Comune di Napoli vanta dei crediti. Da parte di chi? Cioè, chi No, no, sono no, i no, chi no. sono? I crediti, diciamo, si sono le associazioni, le cooperative, le imprese sociali che le vantano dal Comune di Napoli. Quindi la cessione dei crediti da parte delle cooperative, delle associazioni impegnate nel sociale saranno portate in banca. Il Comune di Napoli è garante di questa operazione con il pagamento alla banca entro 12 mesi. Poi magari Giulio Riccio spiegherà con esattezza come si è conclusa poi nelle ultime ore la vicenda, il Comune di Napoli garantirà il pagamento alla banca entro 12 mesi. Perché c'è solo un Quindi, problema di cassa, allora, problema no? di cassa, di liquidità, di pagamento.